La certificazione di genere altro non è che dare valore alle azioni che le imprese già compiono in termini di uguaglianza e di parità e anche alle nuove che intendono fare per raggiungere un certo standard di uguaglianza e di parità. E se ne parla da moltissimo tempo, solo negli ultimi tempi solo negli ultimi anni si sono messi a disposizione beni economici, finanziamenti per dotarsi della certificazione di genere che dà valore al lavoro delle imprese e voi sapete essere molto richiesta anche per accedere a bandi della pubblica amministrazione e a progetti della pubblica amministrazione. Per noi è particolarmente importante in città metropolitana ampliare questa certificazione che è già piuttosto solida nelle grandi imprese che hanno mezzi anche più ampi di quelle piccole, è importante distribuirla, farla conoscere, promuoverla nelle medie piccole imprese del territorio su cui il tessuto economico dell'Emilia Romagna e di Bologna è certamente costruito. Non è un problema delle risorse umane. La certificazione richiede che ci sia l'alta dirigenza, l'amministratore delegato, il direttore, che fa un piano strategico in cui sviluppa delle attività, dei processi, per fare in maniera che ci sia una giusta valorizzazione e non ci sia più una discriminazione di genere all'interno della propria azienda, che può essere fatta una discriminazione che può riguardare sicuramente un pay gap che ci può essere all'interno delle aziende. Quante donne sono arrivate ai vertici rispetto a quelle? Quante donne partecipano per esempio ai convegni a nome dell'azienda invece degli uomini? Come viene vissuto il benessere organizzativo all'interno delle imprese? Quindi sono tanti indicatori, molti qualitativi, altri quantitativi, che la certificazione ti richiede a cui l'azienda deve rispondere. Con questo progetto siamo stati un po' ambiziosi e abbiamo la fortuna di avere questo progetto molto forte che la città metropolitana ha scelto di sposare legandolo anche al piano per l'uguaglianza, e quindi per questo ringrazio Simona Lembi per questa attenzione che ha dato per l'ennesima volta al nostro territorio, ed è importante creare rete, per questo faremo degli incontri anche con gli altri rappresentanti degli enti locali della città metropolitana, questo perché noi crediamo fortemente che solo facendo rete tra enti locali e con le aziende private si possa ottenere un grande risultato in questo senso, a parità di genere, quindi all'interno delle aziende, nell'ambito del lavoro, e quindi fare questo percorso che sarà comunque molto articolato e durerà per tutto quest'anno, che ci porterà alla certificazione di genere nelle aziende, perché no, in maniera ancora più ambiziosa verso eventualmente anche i bilanci di genere. Questo sarebbe un obiettivo meraviglioso.